GF VIP 7, Alfonso Signorini mette Antonella Fiordelisi con le spalle muro, se ti senti vittima di bullismo esci dalla casa. Le ultime settimane nella casa del GF VIP non sono state molto facili per Antonella Fiordelisi, la quale si è trovata più volte a scontrarsi con i suoi compagni di avventura. Proprio per questo motivo spesso ha accusato i suoi compagni di fare del bullismo contro di lei. Anche fuori dalla casa, più volte il padre di Antonella ha lamentato il fatto che la concorrente più volte abbia ricevuto un trattamento poco carino da parte dei compagni. Nel corso della puntata di ieri Alfonso Signorini ha deciso di affrontare una volta per tutte la questione con Antonella. Alfonso allora ha chiamato la Fiordelisi in confessionale e le ha chiesto come si sentisse. Signorini allora ha così replicato. La Fiordelisi ha spiegato che in questi mesi il gruppo si è compattato sempre di più contro di lei. Il conduttore ha precisato però che anche Antonella fa gruppo nel momento in cui si allea con Nikita, Antonino, Daniele. Signorini ha poi messo Antonella alle strette, chiedendogli una volta per tutte se si senta davvero vittima di bullismo. E Antonella non ha confermato di essere vittima di bullismo, ma ha ridimensionato il suo disagio: no, bullismo no, ma non sono carini con me. Dopo la puntata, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria si sono ritrovati a parlare in camera da letto a parlare la vippona. Cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar